Benvenuti, buonasera a tutti. Non perdiamo tempo in preamboli di nessun genere. Presentazione del nostro nuovo acquisto. Vi ho già dato, vi abbiamo fatto avere le cartelline così potete, a parte che voi siete bravi, sarete sicuramente informati sul curriculum. Di Lorenzini è un giocatore che l'abbiamo abbastanza inseguito e devo dire che poi dopo alla fine, grazie alla sua volontà e anche alla disponibilità del Catania, siamo riusciti a portarlo da noi. Va a completare un reparto difensivo che al momento dispone di Bertoncini, dispone di Bonaccorso, dispone di Lancini che era arrivato precedentemente e Cailotti. Penso che sia un settore di tutto rispetto, anzi, per il livello di tutti i giocatori. Non mi sembra affatto un settore, un reparto di una squadra che deve lottare per la salvezza, anche se di fatto noi dobbiamo lottare per la salvezza perché è questo il nostro obiettivo principale. Detto questo, io non mi dilungherei molto, passerei subito a quelle che sono le vostre domande nei confronti al ragazzo, e così avrete un quadro più completo di quella che è la situazione. Ha detto il direttore che ti ha cercato molto, ma come è andata questa trattativa? Ah, già c'era stata una chiamata ai primi di gennaio attraverso il mio procuratore e niente, poi quando ho sentito il direttore telefonicamente. Se non sbaglio, era un martedì sera, nel giro di 2 giorni abbiamo chiuso subito e abbiamo fatto presto a trovare un accordo. Quanto ha pesato appunto la presenza di Elo Monaco? Penso tutto in questa trattativa. No, ve lo dico io, lui è innamorato di Catania, di Catania gli è piaciuta molto, no? E allora avrà pensato, ha detto, io trovo una parte importante di Catania, no? Quindi. No, ha pesato tanto perché comunque sappiamo tutti quello che ha fatto il direttore, quindi quando ti arriva una chiamata sua fai anche presto a prendere una decisione. Quindi, come ripeto, cioè, è bastato poco, siamo stati al telefono 10 minuti e 2 giorni dopo già ero in viaggio per arrivare a Novara. Ma come mai, visto che appunto come c'è il direttore a Catania negli ultimi 3 anni, mi sembra, ti eri integrato, eccetera, hai voluto cambiare, Due diciamo, anni, hanno vinto un sì. campionato e quest'anno di Serie D e poi il campionato di Serie C, però quella è una piazza che ha tutto, è una piazza che ha tutto per stare a livelli Certo. totalmente diversi, se voi pensate che in Serie D hanno fatto 14.000 abbonati, vi rendete conto di come lo spessore sia diverso, no? Una nuova avventura, è brutto affrontare Sì, no, nel una nuova senso che avventura. comunque diciamo che era finito un ciclo, nel senso che io andavo in scadenza, quindi non avevamo trovato accordi, quindi da gennaio in poi avevamo concordato che mi sarei guardato intorno perché comunque era una volontà, era di tornare a fare un giocatore importante, essere un giocatore importante, ho visto che negli ultimi tempi non c'era questa possibilità. 2 anni e mezzo di contratto, vuol dire che forse questo è proprio il direttore, il giocatore su cui si punta nell'immediato, ma non solo, insomma. Io glielo ho detto, è chiaro che non si può, perché nella vita sarebbe da persone poco serie andare a parlare di quello che devi dire, no? Noi abbiamo un compito importantissimo, io so cosa vuol dire lottare per non retrocedere,
non è semplicissimo e dobbiamo tirarci fuori. Una volta che riusciamo nell'obiettivo, noi vogliamo essere competitivi. Io penso che Lorenzini, Lancini sono giocatori che, se io devo affrontare una squadra competitiva l'anno prossimo, li ho già dentro. Come ruolo centravanti. Preferito giocare insomma, darei fisicità a un reparto ulteriore, a un reparto che è un po' diciamo difettato, beh, poi neanche tanto, diciamo, più nell'esperienza, diciamo. Tu dove ti vedi quello collocato? Una difesa 4 a 3? Ma noi l'anno scorso ho giocato sempre tutto l'anno a 4. Anche quest'anno all'inizio giocavamo a 4, poi quando abbiamo cambiato allenatore siamo passati anche con la difesa 3 e ho fatto sia il centrale che il difensore di sinistra, quindi anche in braccetto, sì. Anche in passato comunque avevo già ricoperto più ruoli, perché comunque so giocare sia centrale che braccetto, quindi non, per me è indifferente, basta che si va avanti. Poi un marcatore, ti piace anche impostare? Sì, diciamo che mi piace impostare, però essendo difensore adesso c'è bisogno di sistemare le cose più a livello di difensivo, insomma. Come è stato l'impatto qua con il gruppo? Conosci qualcuno? Avevo giocato solo con Calcagni, ma quasi 8 anni fa a Lucca. Per il resto qualche ragazzo lo conoscevo, Lancini, Scappini, Bertoncini, che abbiamo giocato spesso contro. Però l'impatto è stato buono, ho visto un gruppo sano, ragazzi vogliosi di riprendere il cammino dopo anche una brutta sconfitta, perché già in settimana si sono allenati alla grande, quindi un bel gruppo. A livello di condizione hai giocato fino alla fine, no? Col Catania? Sì, sì, ho fatto anche l'ultima prima di arrivare qua di domenica, quindi sono a posto. Cosa ti aspetti? C'è un cambio di girone, no? Quindi passiamo dal C all'A, cosa ti aspetti? Ma io sempre, sono tanti anni che facevo il girone del sud, là magari c'è più agonismo, vai a giocare in stadi in cui ci sono sempre 4-5 mila persone, quindi mentalmente devi essere sempre pronto. Qui sicuramente, a parte il pubblico, però noi siamo una piazza importante, quindi abbiamo delle responsabilità. Questa deve essere la cosa più importante, quando si va in campo poi si deve pensare all'obiettivo, e ora l'obiettivo è quello di fare punti. Quindi a proposito di piazza importante, Novara per voi è ancora una piazza importante per voi giocatori, sì. Certo, ovviamente. Poi un'altra cosa, tu hai detto, ho parlato col direttore, ho visto quello che aveva fatto in passato, ecco, ma un giocatore come te che viene appunto contattato dal direttore, si chiede come mai il direttore sia finito a Novara a lottare per evitare la retrocessione? Ma il direttore sicuramente prima di venire qua si sarà accertato di quello che voleva fare in futuro e di quello che ci sarebbe potuto fare e avrebbe potuto fare in futuro. Quindi penso che abbiano un progetto vincente, e quando poi ti chiama, ripeto, una persona così di calcio importante, è sempre un piacere. Quindi ho fatto presto io a decidere, perché sia la piazza che il direttore mi hanno dato grossi stimoli per venire qua. Numero 35, c'è qualche ragione particolare o era l'unico libro? No, diciamo che io ho sempre avuto un altro numero, ero occupato, però ho deciso quello, così tra quelli che c'erano era quello che mi piaceva di più. Mi interessava capire questa cosa, di cosa pensassi. Se guardate la mia storia, sono sempre stato un uomo di costruzione. A me il calcio non mi è mai interessato per la sua forma di apparire, no? Ma bensì quella di costruire. La gente si ricorda di Catania, parla di Catania, ma prima di Catania io sono stato a Udine 4 anni, eravamo in B e abbiamo costruito una realtà che ancora oggi è di spessore. Siamo arrivati in quarti di finale di Coppa UEFA,
Zaccheroni allenatore, vi ricordate? Sono arrivato a Brescia, quando sono andato a Brescia, che c'era con Corioni, c'era una piazza, una rivolta generale, Brescia in retrocesso, e tempo 2 anni siamo andati in e a Catania, quando siamo arrivati, non c'era niente, in B, niente, non c'era niente. Abbiamo creato qualcosa di veramente enorme, no? C'è da dire pure l'altra parte, l'altro rovescio della medaglia, che quando non ci sono le condizioni per poter fare il calcio come lo penso io, alzo, come si dice, le spallucce e vado via. È successo a Genoa, è successo al Palermo. A Genoa ho strappato in 2 anni 2 contratti senza volere un euro, di un importo che solo a contare i numeri si fa fatica, ma li ho strappati senza nessun problema e sono andato via io in tutte e 2 le piazze. In una piazza dopo 47 giorni ho appena fatto il ritiro, subito dopo il ritiro sono andato via, e a Palermo dopo 3 mesi. Quindi voglio dire, se non ci sono le condizioni per poter fare il calcio che io ho sempre fatto, io ho rispetto per il calcio è vita, le squadre di calcio sono delle vere e proprie aziende, no? E bisogna costruire, bisogna avere degli obiettivi e mettere in piedi un qualche cosa che sia di riferimento, che sia forte. Questo lo puoi fare se hai conoscenza, capacità, chiaramente, possibilità anche, no? E quindi non ho mai avuto mezze misure. E poi sono stato sempre uno che non è facile, io lo riconosco, non è facile che un presidente, una proprietà, però se sposano la causa anche loro, poi dopo, diciamo, la storia ha detto che abbiamo fatto delle buone cose. Io non ho mai stato in una squadra, in una grandissima squadra, che ritengo che, penso che facciano fatica le grandi squadre a prendere uno come me, fanno fatica, però nel mio piccolo, da giocatore, allenatore, dirigente, in tutta la mia vita, ho vinto 9 campionati, non 9, pur avendo squadre piccoline. E posso dire che ho creato delle vere e proprie macchine. L'Udinese, qualcosa di incredibile, che ha fatto scuola per tanti anni. Il Catania, idem. Cerco di fare calcio nella maniera giusta e seria. Se un presidente vuole portare avanti delle cose cervellotiche per conto suo, come non lo possono fare? Qui lei farà un nuovo solo comando, voglio dire. No, anche perché nel mio percorso mi accompagnano tanti professionisti, tanti li ho creati, quindi il responsabile della comunicazione è uno che mi accompagna nel percorso. E lui è il comandante del suo settore. Sì, sì, no. La pubblicità, idem, fanno parte e devono avere la fierezza, il senso di appartenenza all'azienda. Io sono l'operaio addetto alla manutenzione. Cerco di vedere se le rotelline funzionano nella maniera giusta. Ogni tanto li devo strattonare un pochino. Va bene. Okay. Ricordatevi cosa vi ho detto in presentazione. Per far sì che si raggiungano gli obiettivi, che le cose vadano bene e che si crei un qualche cosa di importante,
devono essere cinque componenti che devono remare tutti nella stessa direzione e tutte all'unisono. Componenti sono uno, i calciatori in primis, perché sono loro che vanno in campo e devono avere e prendersi le responsabilità che sono loro che vanno in campo. Due, chi è chiamato a guidare il calciatore? Lo staff tecnico, e si deve sensibilizzare anche. Tre, i mezzi di informazione, la stampa e quant'altro, che purtroppo in questo mondo qua sono una parte importante. Perché purtroppo? Perché il calciatore è sensibile, è sensibile. Viviamo in quel... io vorrei dei robot sotto tanti aspetti, no? Che se ne fregassero altamente dei commenti, delle pagelle, ma purtroppo il calciatore... e voi non potete nemmeno immaginare quanto sia gratificante da un punto di vista morale, da un punto di vista della spinta, no? Psicologico, un giocatore avere il consenso di chi segue la squadra. Poi la quarta componente sono i tifosi, che sono una parte importante, perché il calcio per chi è fatto? A chi è indirizzato il calcio? Alla gente. Io sto a Novara, alla gente di Novara, che hanno il senso di appartenenza alla loro squadra. E poi la quinta componente è la società, che ha il dovere di coordinare il lavoro di tutte e cinque le componenti. L'operaio addetto alla manutenzione.